Ecco qua, due bicchieri di latte e cioccolato. Non mi avevi offerto un milkshake? Dammi un secondo. È uno sballo avere un'amica con i superpoteri! Sì, certo, ci saremo. Le band sconosciute al grande pubblico mantengono sempre le promesse. Venerdì sera suoneremo. Credo proprio che festeggerò con un buon milkshake. Ehi! Lascia pure che lo prenda. No! Non credere di aver vinto. Lo berrò dalla maglietta. Vado pazza per i vostri giochi da supereroi. Giochi! Ma tua madre voleva che prima prendessi un buon voto in educazione fisica. Mi basterà andare bene nel tiro con l'arco. Tu sei una frana nel tiro con l'arco. Ti chiamano... la ragazza frana nel tiro con l'arco. Ma io ho una grande amica che potrebbe darmi una mano. Quella ragazza sei tu, Phoebe? Coi tuoi superpoteri? Credevo che avremmo caricato tutto sull'auto di Wolfgang. Già, il fatto è... che l'auto è in Germania. Vroom vroom Deutschland! Ma ragazzi, ci serve un'auto per il concerto di venerdì, altrimenti... siamo un disastro. Non riusciamo a comunicare. Non abbiamo un'auto... e in più abbiamo Gideon. Che cosa? Ascoltatemi, nessuno è più consapevole di me del problema Gideon. Ma prima dobbiamo trovare un'auto. Oh no, sono in ritardo. Senti, puoi spostare indietro le lancette dell'orologio? Io devo stare attenta, non posso rischiare che qualcuno scopra che ho dei superpoteri. Ehi, hai bisogno di qualche minuto? Grazie, Max, sei grande! Ricorda, il bersaglio è di là! Va via, Max, aiuterò io, Cherry! Oh no, l'aiuterò io! Vuoi rubarmi la mia amica? La riavrai dopo che avrò usato la sua macchina! Guarda, un cucciolo! Questo vale una C! Complimenti! Hai fatto prendere alla tua amica una C? Beh, io le farò prendere una A. Aspetta! Cherry, che stai facendo? Non lo so, io non ho nessun bisogno di migliorarmi. Sono super contenta di aver preso una C! No, l'aiuto io! L'aiuto io! Va via, Cherry, è la mia amica! I suoi hanno preso la casa sul lago? Sì, quando il venditore ha accettato di rifare il recinto. E adesso sta zitto. Forse ho un'idea. Cherry, che fai? Risolverò la questione per conto mio. Se libero la tarantola, poi ce ne andremo. Io e te, però, non io e lei. Ma come farai a tirarla fuori? Userò il mio arco in miniatura. Ti ricordi? Tu sei una frana nel tiro con l'arco. Cherry, posso farlo io con la telecinesi. Sai come mi chiamano? La ragazza in gamba nella telecinesi. No, basta superpoteri. Ci devo riuscire per conto mio. No, 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 fermi, fermi, d'accordo, d'accordo, facciamo un patto. Niente foto e la vostra punizione finisce qui. Perfetto, ok. Addio. Scusate, devo avvisare mia zia che sono arrivata sana e salva. Ah, sì. E così... ta-da! Questa settimana è il nostro anniversario. Oh, e il tuo migliore amico è una ragazza. Oh, che sbadata, mi spiace molto. Link, procurami una scopa. Sì. Tranquilla, era solo una casa per uccellini, ti aiuto io. Grazie. A proposito, non c'è solo quella casetta che voglio rompere ora che sono venuta qui da te. Scusami? Link e io ci apparteniamo e l'unica cosa che ci divide sei tu. Ancora, scusami?
Eccola, pronta in area di difesa per bloccare il mio ragazzo. Ah, ottima analogia col football. Odio fare questo. Max, ascolta, ti comprerò 3 gelati se lei mi tratterà male davanti al Link. Phoebe, non è possibile che Miss Salvoche... No! Credo di essermi innamorato. Ti ho detto che era cattiva. Non è solo cattiva, è anche senza cuore. È malvagia. Deve essere mia. Può funzionare. Se si innamorasse di te, non penserebbe a Link. Ok, tu dovresti... Ehi, dove stai andando? Ciao, ragazzi. Oh, ciao, Max. Non sapevo che venissi. L'ho invitato io. Sai, gli piacciono... I tuoi occhi. Intendevo i gelati, ma anche le cose orribili. Dimmi, quanto starai in città? Possiamo fare un giro? No, grazie. Io e Linky ci vediamo poco e voglio passare tutto il tempo con lui. In effetti, io e il signor Rubacuori, nuovo nomignolo, domani festeggiamo il nostro anniversario. Voi due sarete liberi. Bello! Uscirò con te, Max, e festeggeremo con Phoebe e Link. Ascoltami, Wonder Girl. Ti ho avvisata, non mi impedirai di stare con Link. Io non ho paura di te. Dovresti averla. Posso essere molto cattiva. Gli occhi da insetto! Hai passato ogni limite! Link, non ti avevo detto niente perché non volevo sembrarti gelosa, ma Queen vuole portarti via da me. Oh, e in più è anche un insetto malvagio come i suoi genitori. Un insetto malvagio? Fuggi con me! Phoebe, perché dici queste cose orribili? Sta zitta, sei zampe! Phoebe... E per il vostro anniversario, zampe di granchio! Non è il momento giusto. Lo prendo io. La tigre deve mangiare. La tua idea di una festa di gruppo è stata pessima. Non era una mia idea, è stata lei! Queen l'insetto! Meglio che porti a casa Queen ora. Quindi tu non mi credi? 2 macedonie di mango. Grazie. Scusa un momento. Uno scambio, granchio per un piatto di mango, grazie. Phoebe, che cosa hai fatto? Lo stavo mangiando io il granchio. Questo è mango, Max. Vedrai che qui non saprà resistere al profumo. Ah, davvero? Tigre di velluto ha trovato il suo profumo. Queen vuole andare via e tu sei un po' strana stasera. Oh, non puoi andare via. Queen deve ancora finire la cena. Queen. Che succede? Adesso capisci che avevo ragione a dirti che la tua amica era un insetto malvagio? Ragazzi, qui mi sta guardando in modo strano. Niente paura, Max. Attaccano solo se profumi di mango. Beh, sono nei guai. Mi sono sfregato del mango sulla faccia. Salsa piccante. Phoebe, scusa se non ti ho creduto. Io ho rovinato la cena. Non sei stato tu a rovinarla. È stato un insetto malvagio. Ero a un passo dal rubare quei gioielli. Ero a un passo dal liberare gli elefanti. Ho quasi rischiato di non prenderti. Scherzavo, non è vero? No, mi lancio da solo, grazie. Ma non finisce qui! Dai, facciamola finita in fretta, Max. Ho un'audizione che... Sei stato sconfitto da una porta. Devo smetterla di impegnarmi con te. La mia testa sta per essere staccata. Liberami! Va bene, d'accordo. Ti salvo la vita ancora. Non sono io quello che devi salvare stavolta. E da cosa dovrei difendermi, fratellino? Ma solo dall'unica calamita che attrae l'oro, sorellina. Da wow! Max, qual è il tuo piano? Eliminare questa città, è ovvio. Te l'avevo detto che non era finita.
Su, coraggio. È ora di dare il via all'operazione Sconfiggi quell'idiota. Posso fondere i cavi della calamita? Fatto. Ora l'unico problema è che si inverta la polarità. Ti ordino di fermarti. Troppo tardi. L'acido nitrico starà già sciogliendo le tubature. Certo, beato te che ci credi. Questo non è acido nitrico, è acido citrico. È semplice succo d'arancia. Cosa? Colosso, com'è possibile? Prova tu a fare acquisti online con le zampe. Evviva! Aranciata gratis per tutti. Sei il nuovo supereroe di Idenville, Capitan Imbranato. Io voglio distruggere questa città, non fornirle una bevanda vitaminica. Devo fermare il succo. Aha! Ho trovato il modo! Max, guarda che se non ripristini l'impianto tutti i tubi esploderanno! Ma come sei drammatica, Phoebe! Là c'è un'altra perdita! La mia tecnica è perfetta, avrei vinto l'audizione se non fosse stato per te! Adesso smettila! Non è stata colpa mia, ma tua! Oh, davvero? Questa è bella! Volevi distruggere Idenville con il tuo succo! Per colpa della tua stupida sfida e perché ti vantavi sempre di avermi salvato la vita! Da quando te la prendi se ti punzecchio? Da quando sei diventata la più brava! Io ho l'autostima sotto i piedi e tu riesci a tirarmi fuori dai guai, a salvare la città e a mettere in quel modo le gambe, ma come fai? Non sono così brava come pensi. Riesco a sventare un crimine, ma non a impedirti di commetterlo. E non dovrei continuare a vantarmi di aver salvato vite come ho salvato la tua. Ancora? Scusa. Giuro che era l'ultima volta. Attenzione, l'impianto cederà fra 10 secondi. Prepararsi all'esplosione. Ci deve essere il modo di spegnerlo prima che scoppi tutto. Dobbiamo ruotare quell'affare. Max, io non ho mani libere, fallo tu. Sei pigra. Salva la città. Impianto ripristinato. Oh, Max, devo parlarti. So cosa vuoi chiedermi e no, non ho rubato il suo laptop. Volevo chiederti se avevi sentito qualcosa. Non l'hai rubato, lo so, tu hai un cuore. Cosa? Come ti permetti? Io sono senza cuore. Ho visto che tu e i tuoi amici vi siete iscritti al talent show. No, non sono amici. Grazie a loro sei uno studente migliore. No, questo non è vero. Continua così. Anche Bradford pensa che mi sia rammollito. Devo trovare qualche delinquente. E in fretta. Il computer di Cherry. Ho appena trovato chi fa per me. Con chi parli? Mi spiace non aver ancora trovato il tuo laptop, ma ho la sensazione che il ladro sia qui vicino. Beh, lo prenderò, vedrai. Lui agito all'assemblea e al torneo di rugby. Sono sicura che ci proverà anche qui stasera. Sono un genio. Ok, Max, ormai sei diventato uno del gruppo. Già il più strano del gruppo. Vedi quei musicisti? Noi ruberemo il distributore di popcorn dietro di loro. Ma per un attimo ho creduto che voleste rubare gli strumenti. Questa è molto meglio come idea. Voi avete una pessima influenza su di me. Vi ringrazio. Cos'è quello? Una nuova cinghia per la chitarra. Per Max. Sei a corto di soldi, ma non a corto di amici. Disgustoso. Dammi, la userò come guinzaglio per il cane che ho rubato. No, ridammela. Avevi detto che quei tre non erano tuoi amici. Beh, lo sono. O lo erano. C'è una ragazza che mi segue. Penso che sia il caso di nascondere questa roba. Un momento. Io dico di no. Se volete prenderla, dovrete vedervela con me. Benissimo. No! Non sei neanche della mia scuola.
Dov'è Phoebe quando mi serve? Ce l'hai fatta! Il computer di Cherry! E c'è un sacco di altra roba! Infatti, ed è tutta roba nostra! La pacchia è finita, ladruncole! Preparatevi a una bella testata sul soffitto! Fermo, Max! Non possiamo usare i nostri poteri! Dobbiamo giocare puliti! Ma forse loro non lo faranno! Vieni qui, bel faccino! Super cancellini! Ok, è il combattimento più assurdo che abbia mai visto. Il Thunderman volante. Non ci posso credere. Il super cattivone ha un buco nelle braghe. Un buco nelle braghe. Un buco nelle braghe. Il super cattivone ha un buco nelle braghe. Perché gli ho dato un calzone nel sedere. È già imbarazzante avere la fama del fifone, ma perché devo anche sentire queste canzoni offensive? Cantiamola ancora! Il super cattivo... Billy! Hai buttato le mie patatine! È stato un incidente! Ero preso dalla canzone! Allora adesso prendi questo! Oh. Ehi ragazzi, basta, non litigate, altrimenti giro la macchina e torno indietro! Lo giuro sul cappellino dei Thunderman che ho in testa! Cosa mi vuoi dire? Parlare è troppo difficile! Usiamo i nostri poteri per farli litigare, così torniamo a casa e salviamo la reputazione! Non funzionerà mai! Oh, stattene dalla tua parte! Wow, ha funzionato? Penso a Nora! Perché mi fai male? Sei tu che mi tocchi! Levati! Ora basta! Smettetela immediatamente o ritorniamo subito a casa! Se il tuo piede puzzolente mi tocca un'altra volta, lancio un raggio laser e te lo fulmino! So che non oserai! Oh sì, che oserà! Adesso sta a vedere! Il mio cappellino preferito! E va bene, ho deciso, torniamo a casa! Max, la situazione è grave. Billy non vuole più respirare la stessa aria di Nora. Ed è già svenuta due volte. Dobbiamo dire la verità. Come? Vuoi che scoprano che abbiamo paura di un parco di divertimenti? No, ma mi sento in colpa. Il nostro segreto è al sicuro ed è questo che conta. Se Billy e Nora litigano, non è un problema mio. Sto arrivando! Sono stufa di giocare con Nora. I suoi raggi laser e le mie urla di dolore sono divertenti solo per una persona. Perché hai quell'affare? Sono la mente pensante di Billy. Max, vieni qui! Non vedo niente! Accendi la luce. Bella idea, Max! Non mi importa, Colosso. Torna nella tua gabbia e ti avverto. Se usi ancora Chloe per farti teletrasportare, saranno guai! Max, hai sentito? Può teletrasportare altre persone! Non lo sapevi? A scuola io non vado più a piedi! Max, c'è qualcosa sulla mia testa. Sono i capelli. Ho un'idea. Possiamo usarla per teletrasportare Billy e Nora a Divertilandia e una volta lì si dimenticheranno di litigare. Non ti rivolgerò mai più la parola. Aspettate, ragazzi. Dobbiamo dirvi una cosa. Allora, Billy non le hai mai dato un calcio. E tu, Nora, non gli hai dato una spinta. La colpa è nostra. La verità è che Max e io siamo terrorizzati dal Thunderman volante. È che ci fa paura andare in alto, e poi in basso, e poi vomitare. E visto che non volevamo passare per fifoni, abbiamo usato i superpoteri per farvi litigare, così papà ci ha riportati indietro. Perciò è stata colpa vostra.
solo per nascondere il vostro segreto. Già. Ci dispiace. Dobbiamo parlarne. Guarda, vogliono fare la pace. Io non ti perdonerò mai. Brava, che intuito. Dai, Nora. Sta tranquilla, non piangere. Non sto piangendo. Sto ridendo. Adesso, Billy! Cosa volete fare? Oh, soltanto vendicarci. Prepararsi al decollo. Ma ci siamo scusati, non potete farci questo! Possiamo e come? 5, 4. Mi tieni la mano, 3, solo se la tieni a me. 2, 1. Parti, Thunder Vendolati. Buongiorno, Phoebe. La Lega degli Eroi vuole che tu indaghi su uno dei più pericolosi supercattivi. Ma non dirlo a nessuno. È fantastico! Una missione importante! Chi è lo sfortunato che dovrà vedersela con me? Evilman. Beh, non ha scampo. Scusi, ha detto Evilman? Il padre di Link, Evilman? Lui dichiara di essersi ritirato. Ma ci sono indizi che dicono che ha ripreso a compiere le sue malefatte. Ok, sei d'accordo, prima di investigare se il papà di Link è ancora malvagio, vorrei avere qualche indizio in più. Indovina chi è stato scelto da Evilman per essere il suo aiutante? Io! Viva i cattivi! Grazie per avermi permesso di assisterla, Evilman. Ehi, ehi! Qui sono Mr. Evilman. Giusto. La copertura. Il proprietario di un negozio di materassi in fallimento. Prima di tutto, grazie agli acari nei letti, gli affari vanno bene. E secondo, ti ho assunto perché una commessa piccola se n'è andata e la sua uniforme dovrebbe andarti bene. Questo è perfetto per questa orribile cravatta. Così finalmente riuscirò a scoprire le malefatte che progetta Evilman. Oh no. Ehi, no, fermo. Scusa, mi dispiace. Questo materasso non è in vendita. Beh, che ne dite di qualche adesivo per la bambina? Mi dispiace davvero tanto, ma mi raccomando, tornate a trovarci. Tu non puoi vendere questo materasso. Qui ci faccio il sonnellino. È chiaro, tu non ti devi avvicinare, capito? Non c'è una vecchia signora che vuole darmi una mano! Ok, materasso, rivelaci il segreto. Misuratore del sonno? Che cos'è? Questo mi sembra un missile. Phoebe, da dove sei entrata? Tuo fratello ha di nuovo lasciato aperta la porta? Già, adesso parliamo del missile che tiene nascosto là dietro. C'era già quando ho comprato questo negozio. Senta, sono qui per arrestarla, ma sono preoccupata per Link. È un bravo ragazzo. Ultimamente noi due andiamo molto d'accordo. Abbiamo fatto volare un aquilone. Era una coccinella. Penso che si dovrebbe costituire. Non credo che sia qualcosa che io voglio fare. Perché non pensa a Link? Mi odierebbe se l'arrestassi. Chi l'aiuterebbe se lei marcisse in prigione? Beh, se vuoi metterla in questo modo... Cosa vuole fare? Chi? Io? Cambio bersaglio al missile! Dalla libreria in centro a Hiddenville alla Lega degli Eroi! Oh, no! Ci hai provato! È meglio che tu ti arrenda subito! Sono Evilman! Nessuno può fermarmi! Qualcuno mi ha fermato! E comunque, secondo me tu non avresti mai il coraggio di mandarmi in prigione. Ma se volessi farlo, il tuo amatissimo Link non vorrebbe più stare con te! Sono qui, papà, che vuoi? Per un nuovo spot?
Indovinato? Stiamo congelando i prezzi e soffiando i clienti agli altri. Vero, Phoebe? Ho detto una bugia solo per salvare la vostra relazione. Link voleva distruggere la Lega degli Eroi, così io l'ho fermato. Cosa? Tu mi odierai per questo, ma io ho un lavoro da fare. Presidente Kickbutt, ho preso Evilman. Ottimo lavoro! Ha fatto in fretta. Mi congratulo. Hai superato il test? Il test? Ti chiamo dall'auto. Non è prudente telefonarmi mentre guidi. Hai ragione, rimango. No, no, no. Chiama dall'auto. Ok. Perché stai trasformando la casa in un igloo? Per Link. Mi piace passare il tempo con lui, ma non tutto il tempo. Siamo sempre insieme, qualche volta è troppo. Il mese del hobby? Ma certo, sapevi che quasi 500 hobby non vengono praticati ogni mese? Penso che non lo sappia nessuno. Bene, ora che lo sai, scegliti un hobby. Qui abbiamo tiro a segno, ping pong o croquet. Ok, ma l'hobby che preferisco è passare del tempo insieme a te. Non ne posso fare a meno. Ehi, Phoebe, il boomerang è rotto. L'ho lanciato e non torna più indietro. Sta tornando! Ah, è meglio che prenda il mio lavoro a maglia e vada via. Non corre il rischio di farmi male con questi. Wow, hai salvato Jerry. Mi piacerebbe avere quel potere. Ma ce l'hai? Ehi! Sarà il tuo hobby salvare la gente. Bene, Link, è perfetto. 6 persone bloccate in ascensore. E ricorda la regola dei supereroi: il dovere viene prima della famiglia e degli amici. E la ragazza? Adesso questi 6 sono la tua ragazza. Ma non essere nervoso, è un salvataggio da principianti. Principianti? 6 vite in pericolo. E se si rompono i cavi? Link, non è un cartone. I cavi non si rompono. Oh no, si stanno spezzando. Precipitano! La mia ragazza! L'hai fermata, ma è incredibile! Sì, l'ho portata al piano di sotto. Falli uscire! Okay. Link, la Lega degli Eroi ha deciso di affidarti una città da proteggere. Wow, grazie! È splendido! Dovrai difendere la tua città come me! No, è destinato a Hong Kong. Cosa? Ti ho preparato questo maglione da regalare a Link. Grande! Phoebe ama Link. Grazie, perfetto. Perché ha 2 buchi per la testa? Hanno fatto tutto da soli. Sì, ok. Ce la fai? Sì. Oh, là ce n'è un po'. Ma il frigo è di là. Lo prendo io. No, qui è più vicino. Che cosa stiamo facendo? Creando ricordi. Non volevo dire questo, è il nostro ultimo giorno e sarebbe più bello se non fossi così assillante. Tentavo di... Aspetta, hai detto assillante? Ma scusa, hai fatto addirittura un maglione a 2 teste. Sì, so che l'ho fatto, ma... Ok, ecco, il motivo che mi ha spinto a procurarti un hobby era perché tu eri assillante. Io assillante? Una volta volevi tenermi la mano per 2 settimane. Perché sono innamorato di te. Ma tu eri in Messico coi tuoi genitori. Capisco quello che vuoi dire. Perché non me ne hai parlato allora? Beh, perché non volevo offenderti. Link, sono pazza di te, ok? Volevo farti decidere di non partire, così noi non ci saremmo lasciati. Non voglio lasciarti. Neanch'io voglio lasciarti. Già. Chiamo immediatamente la Kickbutt e le dico che non voglio più partire. No, non posso permettere che tu lo faccia. Non voglio che volti le spalle al tuo sogno per me. Sei un ragazzo perfetto. E sarai un grande supereroe. Siamo venuti qui per divertirci e non per stare in coda. Ma che dici? Stare in coda è divertente. Andiamo, lasciati un po' andare. È davvero noioso.
Volevate andare a un parco acquatico? Ok, ce n'è uno virtuale proprio lì. Coraggio, andate a visitarlo, ci vediamo dopo. A meno che io non venda a Cybron la mia idea. In quel caso, dite addio a Max. Ma noi avremmo dovuto divertirci insieme a voi, avete promesso. Lo sappiamo, dopo lo faremo. Sono troppo stretti. Anche i miei. Aiutami e io aiuto te. È tutto ok, piccolo? Sono Fifi, lui è mio fratello Matt. Somigliano? Direi proprio di sì. Aspettate, vi aiutiamo noi. Adesso premete il bottone sul lato degli occhiali. Wow! Sono solo Shiva! È per questo che sono venuta al mondo! Siete molto divertenti. Grazie, non tutti lo pensano. Quel cartello è nascosto, non lo ha visto nessuno. Ora dove troviamo due bambini? Ehi, Nora e quell'altro! Billy! Billy! Ragazzi, giusto in tempo, prendete i bracciali. Certo! 4 bracciali, per favore. Finalmente entriamo! Per voi, ragazzi. Grazie. Ehi, cercavo proprio te. Tutti in posizione, sta per partire Spitballs. Certo, perché io lavoro qui. Ricordami cosa devo fare. Assicurati che quei ragazzini non scappino. Billy e Nora, perché dovrebbero scappare? Come conosci i loro nomi? Oh, io chiamo così tutti i bambini. Tutto bene, Billy e Nora? Lo sai, il gioco è truccato, non possono vincere. Ragazzi, il gioco è truccato. Sì, certo, e come? Non lo so, io non lavoro qui. Passiamo al contrattacco! Andiamo via! È fantastico! Stiamo per vincere! Ma questi sputi fanno schifo! Beh, sono sputi di lama! Come fai a saperlo? Come fai a non saperlo? Attacco finale! Sono così sicuro che vinceremo! Lui ha un altro cannone, ma loro hanno me! Che succede? Billy, guarda! C'è Phoebe che sta deviando i proiettili! No, sono troppi! Che cosa ci fai qui? Nessuno umilia i fratellini di Max, tranne Max. Qual è il tuo piano? I due cannoni si dovrebbero eliminare l'un l'altro. Sta per scoppiare il finimondo! Billy, Nora, al riparo! Piangete con Cybro. Ora prendo questa. Siamo con loro, sono i nostri fratellini. Ehi, chi vuole fare una foto con gli unici che hanno sconfitto Cybron? Adesso vi degnerete di portarci in giro con voi. Sì, quando volete. Siamo stati molto egoisti e vi abbiamo trascurato. Ci spiace tanto. Doggin! Ciao, bella. Che carina. Com'è andata con l'insegnante? Male. La tua idea delle scuse è stata catastrofica. Sì, ha pensato che volessimo corromperla, quindi oggi chiamerà la mamma. Sarà l'insegnante. Rispondo io. No, è per me. Sto aspettando una chiamata per i... Piedi puzzolenti. Piedi puzzolenti. Di Max. Touché.
Che cosa facciamo? Rispondi o la chiamerà sul cellulare. Pronto? Buongiorno, parla Barb, chi la vuole? Questa sarebbe la mamma. Chiudete gli occhi, sembra qui. Lei è molto gentile, certo, non vedo l'ora di riavere il mio tablet. Oh no, non si disturbi. Ok, va bene, ci vediamo tra poco. Sentito? Tra poco noi riavremo il tablet. E lei incontrerà la mamma. Sono alta, mi sento altissima. Odore di salame, dov'è il salame? Mi chiamo Barb, puoi ridarmi il mio tablet? Sinceramente mi è dispiaciuto prenderlo, ma avevo detto a Nora e Billy di metterlo via e quindi non mi è rimasta altra scelta. Phoebe è sciocca. È vero, mamma. Phoebe è sciocca. Avrei dovuto offrirle qualcosa da mangiare, arrivo. No, non importa, ho fretta, devo proprio andare. Ah, ecco qui il suo tablet, signora Thunderman. Oh! Ci dispiace tanto che debba andare. Rimanga, la mamma sa un sacco di giochi. Arrivederci. Nati. Siamo tornati. Ci siete tutti? Volete vedere il regalo che abbiamo fatto alla mamma? Oh, non dovevate prendermi un bel niente. Scherzavo, mamma adora i regali. Allora dov'è? Apparirà davanti a te. Ah! Buon compleanno, Barbie. Mandy? Sorpresa! Questa festa sarà il tuo incubo peggiore, cara sorella. Nessuno si muova. È una questione che riguarda le sorelle MacBooker. Il cognome di mamma era MacBooker? Cioè, Barbara MacBooker! Vediamo, che giochi vuoi fare per il tuo compleanno? Che ne dici di calcio al pinguino? Siamo qui per festeggiare, non per giocare! Sei davvero una frana! Puoi aggiungere e rovinare un compleanno alla lista nera della settimana! Adesso non sono in vena di rimproveri, dobbiamo capire perché le sorelle MacBooker si odiano! Ma che razza di cognome è MacBooker? Non hai detto nulla ai tuoi mocciosi del nostro bel rapporto. Non volevo che vedessero quanto brutto può diventare il rapporto tra sorelle. Hai ragione. Non lascerò che lo vedano. Oh. A testa l'orecchio! Oh. Mandy, Barb non si abbasserà mai al tuo livello. Lei è una donna adulta e matura. Adesso mangia i miei fulmini, cara Mandy! Zia Mandy, nostra madre è la persona più buona del mondo. Com'è possibile che tu ce l'abbia con lei? È successo 23 anni fa. Tua madre e io eravamo un duo di breakdance, le elettriche sorelle MacBooker. Promemoria, costruire una macchina del tempo per poter tornare a prenderle in giro al liceo. Organizzai un evento strepitoso, ma la mia cara sorella decise di non venire per andare a qualche stupida festa a caso. Non è carino, mamma. Non era una stupida festa a caso, era la festa della mia migliore amica... Cherry. Mamma. Non ho finito, Phoebe. Esigo delle scuse per quello che mi hai fatto passare. Ok, mi dispiace di essere mancata 20 anni fa al nostro evento. Non è esattamente così, Barb. D'accordo, 23 anni fa. Ancora non riesci a vedere al di là del tuo naso, non è vero? E ora non vedrai più neanche me. Mandy, io non volevo intromettermi, ma non mi lasci altra scelta. Fa qualcosa a tua sorella. Piano. È divertente. Sistemeremo le cose come abbiamo sempre fatto da piccole. Via! Tua sorella è fuori di testa. In fondo era soltanto una piccola performance. Che vuoi che sia? Già, infatti. Davvero? Non credo sia andata così. E non mi sembra fuori di testa. Sto leccando tutti i vostri comandi! Stavi dicendo? Pensate che se la sia presa per la performance? Per lei significava molto più di questo. Sua sorella non c'era a un evento importante e ora è ferita. Ora sto leccando la maniglia della porta! Sentito? È ferita. E tra un po' darà di stomaco. Se è davvero questo il problema, perché non me ne ha parlato? Beh, magari non è il tipo di persona che riesce a parlare dei suoi sentimenti. Magari preferirebbe prenderti a calci.
Ora, se volete scusarmi, controllo che zia MacBooger non stia leccando altro. Che succede? Quella è la mia band. Max, mi dispiace per il concerto, avrei dovuto esserci. E spero che questo sistemi le cose. A me non importava che ci fossi. Dai, ammettilo. Non sono uno sensibile, ok? Ma se vuoi restare a sentire, non ti fermerò. Dai, Max, facciamo un po' di rock. Buon compleanno, sei ogni anno più sexy. Non tua ragazza, lei donna di anziano. Mandy, io volevo scusarmi con te. Sei mia sorella e non dovevo deluderti. Era quello che volevo sentirti dire. Oh. Sembra che tu abbia saltato un test di valutazione in quinta elementare all'Accademia Segreta dei Superpoteri. Sei stata beccata. Cosa? È impossibile. Non ho mai saltato un giorno di scuola. Phoebe, ricordi quel weekend di 3 giorni a sorpresa alle elementari? Certo, chiusero di venerdì per quegli armadietti appiccicosi e ora che lo dico capisco quanto sia poco credibile. Phoebe, ho paura di dover congelare i tuoi superpoteri finché non tornerai in quinta elementare e non passerai il test. Vorrei essere lì per non perdermelo. Tranquillo, ci sarai. In che senso? Hai saltato il test anche tu? Superalo o finirai nel carcere minorile della Lega degli Eroi per essere entrato nei nostri computer. La prova sarà divisa in 3 parti. Ogni team dovrà superarne almeno 2 per poter essere promosso. Questo sarebbe un test di valutazione, figuriamoci. Saremo fuori di qui in un lampo. Non ne sarei così sicuro, Max. Ti ricordi di me? Metal Chiap! Max, è lo stesso bambino che hai... appiccicato sul muro magnetico? Lo stesso. Ok. Leonor, ti lascio il comando. Dammelo. Ho un'idea migliore. 30 secondi al laser d'annientamento. Acquisizione bersaglio. Sbrigati o ci distruggerà. Fatto. Patetico. Potrei deviare i laser con l'arma usata prima contro quel robot. Che sta succedendo? L'apparecchio deve aver magnetizzato il logo. Stradivertente. Prendiamo il manichino e andiamo. No, dobbiamo salvare Leonard. Lontani da me, non toccatemi, noi siamo nemici. Non siamo nemici, calmati, vogliamo solo salvarti. Non vi credo. Non vogliamo imbrogliarti, cercherò di guadagnare tempo. Senti, mi dispiace di averti preso in giro a scuola. E anche oggi, e anche un secondo fa, ma scusami. L'ho fatto solo perché volevo tornare ad essere Max la leggenda. Ora, ci permetti di salvarti? Phoebe, la forza magnetica è troppo forte! Dobbiamo neutralizzare il campo magnetico. Keely, crea una nuvola di pioggia su Leonard con i tuoi poteri! D'accordo! Bene, ora colpisci il logo con un fulmine. Cosa? Devo perfezionare la mira e se colpissi uno di voi... Non succederà, io credo in te, fallo! Mi spiace.
Sembra che abbiate fallito. Scherzetto! È stato perfetto! Un salvataggio fantastico! Siete promossi a pieni voti!